Doppio colpo negativo. La fedele Sandra risolve la crisi del fondi e complica maledettamente la propria rincorsa verso la salvezza senza passare dai playout. È una brusca frenata, quella rimediata al purificato dai biancazzurri che mettono fine alla propria serie positiva a 4 punti ottenuti nelle precedenti due partite e si fanno scavalcare in classifica proprio dalla formazione laziale, reduce da 4 sconfitte di fila e mai vittoriosa negli ultimi 3 mesi. La beffa si materializza prima della mezz'ora della frazione inaugurale, quando Mastro Pietro va a segno sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi l'espulsione di Lancini in apertura di ripresa rovina i piani di riscatto della Fidelis, che con la sconfitta scivola in penultima posizione. L'unica consolazione è che, salvo colpi di scena, basterà il quart'ultimo posto per salvarsi direttamente in virtù del crollo verticale della Cenerentola Acragas. L'Andria dista al momento 3 punti dalla Paganese, ma anche con una gara giocata in meno. Queste sono gare, così come lì che sono stati gli scontri diretti con la Paganese, così come le gare dell'andata, perché ci sono stati scontri diretti che possono essere, sono da tripla, e naturalmente dobbiamo essere pronti a ripartire e sapere che il campionato si concluderà all'ultima partita di campionato. Credo che ci sarà sempre una bella lotta, non penso che qualcuno potrà dire di essere salvo prima dei tempi della fine del campionato. Un buon punto lo conquista il Bisceglie, che fa 0-0 al Ventura contro il Cosenza nella domenica dell'esordio, in panchina da capo allenatore di Gianfranco Mancini al fianco di Giuseppe Alberga. Nerazzurri sempre più vicini alla salvezza e sempre decimi in piena zona playoff. Forse il risultato è un po' stretto, perché c'era una squadra che doveva fare risultati e quindi vincere la partita. I 3 punti era il Bisceglie, 70 minuti di possesso palla, fatto un bel fraseggio, palleggio. Portiere avversario ha fatto un paio di occasioni, 2 parate importanti, il nostro non è stato mai impensierito per tutta la partita. Pareggio senza reti per il Lecce al Via del Mare contro il Matera. Salentini a più 7 sulle siciliane Catania e Trapani, ma anche con il turno di riposo ancora da osservare nel girone di ritorno. Torna a vincere dopo 2 turni di astinenza il Monopoli, che spugna 2-1 il Granello di Reggio Calabria. Bianchimano illude la regina Genchi sempre nel primo tempo e Mangini ribaltano il risultato per i biancoverdi, sempre più vicini a un piazzamento playoff. La salvezza ormai non è più in discussione, è cosa già certa. Abbiamo giocato bene contro un avversario complicato da mettere sotto. Il campo non è che permettesse grandissime giocate, ma abbiamo provato a giocare sempre palla. Abbiamo corso bene, abbiamo tenuto equilibrio in tutto il momento della partita e, nonostante il gol subito a freddo, siamo stati sempre abbastanza in partita. Direi che poi alla fine, per quello che abbiamo fatto, direi che sì. Mi sembra di non dire niente di strano se diciamo che abbiamo meritato di vincere. Non è scesa in campo nello scorso fine settimana la Virtus Francavilla, che ha osservato il turno di riposo.